Caro collega, un caso di sospetto a credismo, ripeto, sempre sospetto a credismo, perché la diagnosi è istologica. Placenta bassa, placenta che ricopre l'orifice uterino interno, placenta ricca di lacune venose, placenta in cui in questa zona si vede la perdita del miometrio interno, quello che gli americani e gli inglesi chiamano la perdita del clear space, sarebbe della parte di miometrio interno. Questi vasi sono vasi venosi, non è un segno costante perché possono essere presenti anche fisiologicamente in altri casi. Quello che voi dovete vedere: placenta previa, perdita del miometrio sano, lacune venose e avendo un poco di vescica piena, vedere che non ci siano masse esofitiche e vedere questa turbolenza dei vasi, che è un altro segno che ci indica, che viene indicato come indice di sospetto. Tutti questi casi devono essere inviati ai centri di riferimento regionale, perché devono essere poi diciamo, deve essere aperta una cartella, perché devono essere dei casi che devono nascere in particolari condizioni, con particolari garanzie di sangue a disposizione e di chirurghi a disposizione di altri campi. Grazie dell'attenzione.